Il sindaco di Teramo sostiene di aver sempre sostenuto che la città di Teramo vuole l'ospedale solo a Villa Mosca. È falso, non lo ha mai detto. Se questa è la sua intenzione, riunisca domani, no, fra due mesi, il Consiglio Comunale e ce lo notifichi. Noi siamo pronti a fare l'ospedale dove sceglie di poterlo fare, dove ci chiede di farlo la città. Oggi illustrato però, perché poi le bugie hanno le gambe corte, almeno 7 anni di passaggi amministrativi e politici che hanno visto protagonista prima all'opposizione e poi da sindaco della città e da presidente del comitato ristretto dei sindaci Gian Guido D'Alberto, che ha sempre stato informato, ha sempre approvato la destinazione dell'ospedale anche in siti diversi a Villa Mosca, dando mandato di valutare diverse soluzioni, è sempre stato informato delle analisi che l'ASL ha fatto ritenendo la soluzione migliore quella di Fiumicino Piano Taccio, sul quale è andata avanti la progettazione che è stata presentata e sulla quale ha espresso giudizi positivi messi a verbale nelle riunioni istituzionali. Se poi quando esce dalle riunioni istituzionali e va in piazza trova qualcuno che protesta e non ha il coraggio di affrontarlo o cambia idea, avrebbe il dovere e l'onestà intellettuale di dire semplicemente: chiedo scusa, ho fatto perdere tempo per 3 anni almeno alla città e alla ASL, abbiamo oggi maturato un'idea diversa, lo rispettiamo, faremo il nuovo progetto su Villa Mosca con ospedale nuovo a Villa Mosca, perché quello vecchio non è ristrutturabile, sarebbe un danno spendere soldi in quella maniera, e noi andremo avanti. Ma la polemica propagandistica e demagogica di dire che no, loro hanno sempre fatto, siamo noi che vogliamo Piano Taccio. Io ho respinto insieme al Digiosia 3 project financing quando il Partito Democratico governava la regione e la città e la ASL. Sono stati presentati project financing, cioè con privati che presentavano progetti fantasmagorici, costosissimi, che io ho provveduto a respingere perché non erano sostenibili economicamente e non incontravano l'interesse pubblico. Ho difeso l'interesse pubblico, ho trovato le risorse pubbliche per fare questo ospedale, abbiamo accompagnato l'ASL nel percorso di sviluppo progettuale senza mai aver avuto dal Comune di Teramo un parere contrario o uno stop rispetto a questo iter. Hanno cambiato idea, lo dicano, ma non gettino la palla in tribuna, soprattutto non ci accusino di nulla, perché noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Il nostro impegno è garantire a Teramo un ospedale di altissimo livello, con le dotazioni tecnologiche più avanzate, sostenibile dal punto di vista energetico, quindi che sia funzionale, economico, che possa offrire ai cittadini di Teramo e provincia tutti i servizi di cui necessitano. Ci dica il Comune dove lo vuole fare, perché noi siamo pronti, abbiamo i soldi fermi da troppo tempo e non abbiamo più tempo di aspettare le sue chiacchiere, le sue polemiche propagandistiche. Quindi i fondi ci sono? Cioè perché... I fondi ci sono, questo lo sanno tutti da almeno un anno e passa, perché quando abbiamo presentato il progetto con la disponibilità di 120 milioni e il progetto ci è stato quantificato in 260, ho detto chiaramente che siccome la Regione che ho l'onore di guidare ha risanato i bilanci ed è oggi in grado di fare investimenti e di accendere mutui, il primo mutuo che noi faremo è quello per l'ospedale di Teramo. Questa è una cosa che ha accettato l'intera giunta regionale d'Abruzzo, dando a Teramo la priorità. Guardi un po', mi sarei aspettato dal sindaco una diversa disponibilità invece che continuare a recitare le filastrocche che usano i suoi consiglieri che stanno all'opposizione e che il consiglio regionale fanno quel mestiere. Devo mettere in dubbio la parola del presidente, ma il sindaco ha un altro compito, quello di portare a Teramo il risultato di un impegno comune. Ci siamo sempre mantenuti su un binario di confronto istituzionale e di collaborazione e spero che si ripristini presto, perché per me è inaccettabile leggere le dichiarazioni fatte che sono contro la verità dei fatti e che abbiamo documentalmente illustrato con dovizia di allegati a disposizione per chiunque si voglia fare un'opinione corretta e non ascoltare soltanto le dichiarazioni di parte. Presidente, al di là di tutto, lei ritiene che il sito di Piano Taccio per sia il migliore? Io la mia opinione, è un'opinione che deriva anche dall'esperienza e dal confronto con gli operatori sanitari. Si può costruire l'ospedale nuovo a Villa Mosca. Sono perplesso sul fatto che questo non comporterà per l'ospedale attuale, che nel frattempo deve continuare a funzionare, anni e anni di difficoltà, perché il rumore
dà fastidio ai pazienti fragili, perché la polvere che si solleva quando si fa un cantiere enorme quale quello di un ospedale si deposita in laboratori e impianti delicatissimi, cioè è un po' difficile far coesistere i parametri di igiene, sicurezza e profilassi di un ospedale con un cantiere invasivo che gli si apre esattamente a fianco. Per carità, gli ingegneri, i tecnici, gli architetti, i progettisti e le imprese sanno fare miracoli, li faranno, però chi sceglie di avventurarci sulla strada di fare l'ospedale a Villa Mosca deve anche sapere qual è la conseguenza e il possibile pericolo. Certo, c'è un fattore di rischio superiore che non andarlo a fare in un posto che oggi non ha nessun, diciamo, elemento sensibile vicino che confligge con un cantiere importante e che un domani darebbe alla città di Teramo un secondo presidio ospedaliero aperto sulla provincia, che perché è più accessibile nella zona periferica, è servita dalle grandi adduttrici, dalle superstrade, dall'autostrada, dal casello autostradale, mentre a Villa Mosca resterebbe tutta la medicina territoriale, compresa gli uffici dell'ASL che oggi stanno qui a Circonvallazione Ragusa e che domani possono essere trasferiti con accorpamento di servizi, funzioni, anche minori costi di gestione. Quindi a Villa Mosca ci sarebbe un'attività almeno pari, se non superiore a quella, io se lo dico perché chi paventa il rischio di desertificare Villa Mosca, avendo magari purtroppo negli occhi operazioni fatte in passato, ma fatte male, da chi non sapeva governare, ha lasciato il manicomio e poi l'università per decenni senza avere una destinazione. Noi la destinazione Villa Mosca già ce l'abbiamo, è pronta ed è già funzionale, perché Villa Mosca già c'ha i laboratori, gli ambulatori, non dobbiamo neanche fare particolari opere di ristrutturazione per mettere in campo quel progetto, quindi sarebbe una cosa abbastanza lineare. L'ospedale continuerebbe a funzionare fino a che non è pronto quello nuovo e non avrebbe nessuna interferenza con i cantieri. Si vuole fare un'altra strada? Bisogna dirlo, si firma e si mette la propria firma, comprese le responsabilità politiche e non solo che questo comporta, e noi siamo pronti ad andare avanti. Secondo te lei l'iter è stato, si è rallentato anche a causa di D'Alberto e l'amministrazione? Beh, noi sono 3 anni che aspettiamo, almeno 2 anni che aspettiamo che il Consiglio Comunale si deliberi e dica va bene, procediamo. Senza un deliberato del Consiglio Comunale che localizza l'ospedale io non posso procedere. Che cosa metto a gara? Un ospedale sospeso sulle nuvole che deve atterrare chissà dove? Per fare una gara d'appalto e fare una progettazione definitiva ed esecutiva dell'ospedale, io ho bisogno di sapere qual è il pezzo di terra su cui questo ospedale si fa, e questo ce lo deve dire il comune. Se è un pezzo di terra che non ha la destinazione urbanistica per essere un ospedale, il comune deve attivare una procedura di variante urbanistica al piano regolatore, altrimenti, se ha una destinazione compatibile, la sceglie, ce la indica e noi procediamo, fatte le dovute verifiche. Tutto qui, stiamo solo aspettando da almeno 2 anni che il comune si decida e ci dica qual è la scelta e su quella scelta procedere. Quanto pesano le elezioni? Le prossime elezioni quanto pesano? Ma purtroppo siamo in campagna elettorale permanente, ripeto, io speravo che le elezioni comunali, che inevitabilmente condizionavano quel dibattito, e io non ho voluto neanche intervenire durante le elezioni comunali proprio su questo argomento, conoscendo anche la delicatezza, la possibile strumentalizzazione e persino la trasversalità delle opinioni, perché questo è assolutamente legittimo, c'è cioè una dimensione comunale, una dimensione diversa e particolare. Posso capire che dentro un quartiere spostare o no un ospedale o farcelo arrivare cambia l'opinione delle persone, e se ho l'ospedale sotto casa preferisco tenerlo sotto casa. Questo è questo indipendentemente da dal partito che voto, ma è un fatto così oggettivo, ma prescinde invece dal dovere di chi deve fare una pianificazione a livello comunale, provinciale, regionale, con un piano strategico che è stato presentato, che prevede appunto che alla fine Teramo, che oggi ha Casalena abbandonato, Piano Daccio che è campagna e il Mazzini che è un ospedale vecchio, noi gli presentiamo un progetto che dice ti faccio l'ospedale nuovo a Piano Daccio, bello, servito, efficiente e così via, Villa Mazzini, Villa Mosca resta presidio territoriale con tutti gli ambulatori, la medicina, no, l'ospedale di comunità, quindi i cronici,
eccetera eccetera. A Casalena facciamo ospedale di comunità, psichiatria fragile e così via, tre al posto di uno vecchio sgarrupato. Diteci di no, però ce lo deve dire, deve pure spiegare perché dice di no. Dopodiché noi facciamo quello che è possibile, perché a impossibilia nemo tenetur, non posso fare l'ospedale dove non c'è disponibilità da parte dell'amministrazione a collaborare. Ci dica che la vuole da un'altra parte, però è ora che ce lo dica per davvero, facendo quello che deve fare un sindaco, riunire il consiglio comunale e deliberare. Altrimenti il rischio che Teramo possa perdere questo treno esiste? Beh, lo sta già perdendo, perché in altre province gli ospedali si stanno facendo, tra pochi giorni a Penne si apre il cantiere, e quel cantiere di Penne fa parte di un finanziamento che trovate nella vostra documentazione, nella stessa delibera di giunta regionale che oggi Alberto ci chiede di ritirare, dove c'erano i 12 milioni per Penne e i soldi per Teramo. A Penne stanno facendo i lavori, aprono il cantiere a giorni, e a Teramo stiamo ancora a discutere dove casca l'ospedale. Tra un po' chiuderemo la conferenza dei servizi ad Avezzano, nel frattempo abbiamo aperto i lavori per la centrale 118. A Vasto e a Lanciano entro fine anno speriamo di poter andare a gara, i progetti si stanno completando, a Teramo continuiamo con sto balletto.